Per ora la certezza è che tutti i 600 dipendenti dello stabilimento Idea Standard di Trechiana rientreranno in azienda il 15 giugno, ma sulla programmazione di medio-lungo termine rimangono ancora questioni da risolvere. Questo il nocciolo dell'incontro in videoconferenza fra il MISE, sindacati, Regione Veneto e i vertici del gruppo Idea Standard, alla presenza anche del ministro bellunese Federico D'Incà. È servito sul piano politico per alzare l'attenzione verso le istituzioni e direi anche verso i vertici aziendali, perché per noi era importante, come dire, allargare la comunicazione a tutti i livelli. Rimane tuttavia ancora da sciogliere il nodo della distribuzione dei volumi produttivi fra i vari stabilimenti europei. Anche oggi non abbiamo avuto risposte, perché l'indicazione che loro ci danno di un mercato assolutamente imprevedibile e che non consente di fare previsioni a lungo termine per più di una settimana. Francamente poco credibile. Chiediamo aiuto ancora alle istituzioni e quindi un incontro da tenersi in linea di massima nel mese di luglio, metà luglio, grazie all'aiuto della Regione Veneto con l'azienda stessa, in cui però i nodi dovranno venire al pettine. MISE e Regione Veneto hanno invitato l'azienda ad utilizzare questo periodo di parziale fermo per pianificare le iniziative di rilancio industriale del sito di Trechiana. Rilancio che secondo la Regione Veneto può contemplare investimenti produttivi ma anche piani per ricerca e sviluppo e adeguamento delle competenze dei lavoratori. Noi abbiamo uno stabilimento dei pochi rimasti in Italia sulla ceramica, servono competenze specifiche, stanno uscendo lavoratori che hanno fatto la storia di questo stabilimento qua, le cui competenze vanno trasferite e vanno ricostruite per dare continuità alla fabbrica. Chiediamo i piani di rilancio industriale della sede di Trechiana alla richiesta dell'assessore regionale al lavoro Elena Donazzan. Lo stabilimento Idea Standard di Trechiana rappresenta un'eccellenza nel settore dei sanitari e della ceramica e avrà tutta l'attenzione necessaria da parte del governo affinché avvenga la ripresa della produzione, ha dichiarato il ministro Federico D'Incà.